Santa Catesi nel mondo. Questa sera Simone Cristicchi qui a Santa Cata sul palco delle Puglie con il suo spettacolo tra memoria civile, tradizioni popolari, leggevo sul tuo sito, uno spettacolo che appunto racconta l'album di famiglia, il tuo ultimo album e cos'altro? Ah, racconta sicuramente tutto il percorso che ho fatto in questi ultimi 8 anni, cioè la mia carriera molto breve però molto intensa, perché appunto ho avuto l'opportunità di fare musica, di scrivere canzoni, ma anche di frequentare molto il mondo del teatro, e quindi lo spettacolo è un misto tra il teatro e le canzoni e la musica, una specie di show, mi piace definirlo un musical quasi, in cui i musicisti anche sono parte proprio dello spettacolo e si divertono con me sul palco, sperando di allietare in queste quasi 2 ore di spettacolo anche il pubblico. Vieni da un percorso appunto cantautoriale decisamente, appunto in un momento appunto hai vinto la targa Tenco, hai vinto anche delle manifestazioni dedicate a Rino Gaetano, in un momento in cui i cantautori quasi non esistono più, però i giovani le hanno le idee, tu come la pensi al riguardo? Ma io penso sì, che il cantautore oggi ha bisogno di reinventarsi, no? Di cambiare pelle, di modificare i propri obiettivi, perché insomma il cantautore classico con la chitarra in braccio così sa un po' di vecchio, di stantio, diciamo così, e quindi almeno io così lo vedo. Quindi ho cercato io, come tanti altri miei colleghi, di andare con i tempi, al passo con i tempi, ed essere anche un po' attore sul palco. Attore senza dimenticare però una certa profondità dei tuoi temi, appunto. Tu dicevi, sentivo qualche giorno fa una trasmissione televisiva, appunto il tormentone involontario con cui sei stato tirato fuori, appunto salito alla ribalta, e poi invece una lunga storia invece di attenzione a tante tematiche forse un po' emarginate spesso anche dalla stampa. Sì, diciamo che il mio percorso è proprio strano, è stato particolarissimo, perché sono uscito fuori con un tormentone e quasi nessuno di noi avrebbe mai detto una cosa del genere, invece proprio quello mi ha portato poi al grande successo di pubblico, alla grande popolarità che poi è culminata con il Festival di Sanremo del 2007, con cui vinsi il primo premio con Ti regalerò una rosa, e da lì in poi insomma è stata preponderante in me la voglia di ricercare le storie, di andarle a cercare proprio tra la gente, e quindi realizzando documentari, libri, spettacoli teatrali, e tutto questo poi oggi ha preso forma in un unico grande spettacolo che è appunto il Concerto di Famiglia. Un'ultima cosa, noi siamo una web TV dedicata soprattutto agli emigranti, cioè agli italiani che sono all'estero, quelli che sono partiti con la valigia di cartone, ma anche tanti che partono tutt'oggi. Fai un saluto direttamente a loro? Come no, a tutti gli amici emigrati, emigranti che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo, vi giunga il mio più grande abbraccio e spero di venirmi a trovare, come è successo qualche anno fa a Toronto, in Canada, dove ho incontrato la comunità degli italiani, e sono stati dei giorni meravigliosi passati insieme, perché quelli che veramente amano l'Italia sono quelli che purtroppo se ne vanno e la guardano da lontano, e forse anche per questo che la amano di più di noi. Ritornello, 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 senti quanto è bello.
case discografiche, sono il mago delle loro rendite economiche, mi chiamano pedofilo, si fa musicare perché vado dietro a quel che piace alle ragazzine, la cosa grave sempre più preoccupante, sono convinto di essere un artista interessante, merito un applauso, un premio un po' speciale per aver rincoglionito la popolazione nazionale. Concerto dove cercheremo di ripercorrere questa meravigliosa carriera che è durata 8 anni, pensate un po', a me me ne sembrano 20, 25 anni, tra il teatro, la musica, la scrittura e la memoria, cercheremo di raccontare tutte le storie che ho raccolto in questi anni e restituirvi tutto quello che è stato raccolto attraverso la musica e il teatro, i monologhi, le canzoni. Senza Marco Giorno, orfani con tanto permesso, senza matrimonio, senza una casa, senza abitazione, senza televideo, senza televisione, siamo senza maglia mutante, senza pantaloni, siamo senza Margherita Napoli, 4 stagioni, senza Italia 1, senza Italia 7, senza accendino, siamo senza.
verso un punto di vista un po' particolare, ovvero questi personaggi che a me tanto piacciono, ovvero i matti. La canzone si intitola per l'appunto I matti di Roma. I matti di Roma, sai, son tanti, certi sono tristi, cert'altri divertenti, son briaconi, son regine, son cantanti, caratteristici come i monumenti. Per dite a zona mia c'era Agostino, che spaventava tutti quanti i ragazzini, gridava adesso e niente meno che il demonio, le corna in testa erano due peperoncini. Sul lato Iacchi a volte trovi il ruscio, sali col flauto sul 451, fa tre notacce spiaccicando le parole, chiedi tu spicci ma non glieli dà nessuno. I matti di Roma sono la smorfia, un po' stentata nelle strade di città, per ricordare a chi si avvia troppo sul serio, che male strano che è la normalità, che brutto male che è la normalità. C'è San Berardo il pugile suonato, che si è ammantito per i cazzotti presi in testa, mo è vecchio e gira sempre solo, una sigaretta è tutto quello che gli resta. Oggi alla metro una signora smadonnava e stava lì a lirica in mezzo al via vai, con qualcuno che non c'era o non c'è più, forse qualcuno che non c'è stato mai. Ci hanno provato un sacco dei dottori a decifrare quel gran mistero del cervello, se tu mi chiedi chi sono i veri malati, dipende da che parte chiudi quel cancello, dipende da che parte chiudi quel cancello. I matti me sa che siete voi, che non ridete, siete sempre così seri, e state chiusi tutto il giorno in un ufficio, mentre la vita vi saluta andate fuori, e state chiusi in questo grande manicomio, mentre la vita vi coglione andate fuori. Quando sei malato l'amore, quando sei amata amore, quando sei malato sorella, quando sei amata amore, quando sei malato l'amore, quando sei amata amore, quando sei malato sorella, quando sei amata amore. Visto, so com'era da quello che mia madre mi diceva, giocava con la Roma primavera. Mo l'altra notte, nel mentre che dormivo, sarà stato 2 o 3 notti fa,
mi è parso di vederlo all'improvviso come fosse vero. Sulla faccia c'aveva un gran sorriso che spandeva una luce, come un cero. Ammazza come dormi, mi ha strillato. Era proprio lui, ne sono sicuro. Lo stesso della foto che mia madre teneva sul comò dietro una fronda di palma tutta secca. Benedetta. Un ragazzino che ride in camiciola col fazzoletto rosso sulla gola. Ma siccome io sognavo i sogni miei, per la sorpresa gli ho chiesto: ma chi sei? Sono tuo padre, mi ha risposto. Forse che ti vergogni alla tua età di chiamarmi col nome di papà. No, no, papà, ti chiamo come hai detto. Mi fa ride e vedete al naturale. Scusami tanto se mi trovi a letto, che vuoi sapere? Non me la passo male. Non sono un signore, ma un po' mi ci avvicino. 32 anni, davanti c'è una vita, ancora non è chiusa la partita. Lo sai, da quando mamma si è sposata con mio padre, che invece è il mio padrigno, credo 7 anni dopo la tua morte, a ste parole ho visto che stringeva l'occhi, come quando sei sta al sole troppo forte. Scusa papà, credevo lo sapessi. Ma lui, senza farci caso, spavardo e spensierato, mi ha detto: ma che ne so io di quello che è successo? Io sono rimasto come vollassato. Quando giocavo. Con il cuore, con più donne, sempre meno un suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, ma sai che ci sono anch'io. Concludere questo concerto con una canzone per me molto speciale e molto particolare, e la voglio dedicare a tutti voi. Ti regalerò una rosa. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare, e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge i vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che son rimasto solo, rapprendete un telescopio, misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordi pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri solo un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa suonare. Chi era pubblicato un libro per la Mondadori, chi era amico sia delle veline che dei calciatori, come ti volevi colui sta vicino agli elettori, ma non vota Bossi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha clinato la torre di Pisa, Piero dice che ha dipinto lui la Mona Lisa, Piero dice nell'armadio abiti di Prada, Piero sei contatto con le merci e si decino strada, Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani, Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani, Piero dice che l'Italia è fatta sulle strisce, ma lo so che preferisce farsi solo strisce, Piero ha fatto vincere l'Italia nei